Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Vedete appunto nella stessa verse perché ho pensato appunto di registrare un paio di video e perché a volte sì, stando a casa comunque devo anche lavorare, poi magari facciamo delle scappatine, mamma facciamo un giro, poi andiamo in palestra e quindi diciamo che con le belle giornate si tende più ad uscire che stare in casa. E vi volevo parlare di due prodottini, di due prodottini per il viso, in questo caso la base, quindi il fondotinta. Io il fondotinta compatto di solito non lo uso sempre questi qui un po' più cremosi. Diciamo che in estate, a volte quando la pelle è più colorita, e tendo ad utilizzare solamente la terra, il blush, un po' di illuminante e il mascara, o magari anche l'eyeliner. Poi dipende un po' dalle occasioni. E io volevo parlarvi di due prodotti, uno proprio low cost e l'altro medium cost, e vi parlo appunto di VIP Makeup e Astra, il Transformist. Questo lo utilizzo nella colorazione 02, che secondo me è un tantino chiaro, e questo invece nella colorazione Light 2, ovviamente non si leggerà nulla, più o meno. Questo è Light 2, infatti è completamente diversa come colorazione, vi faccio vedere. E mi piace tanto questo prodottino di Astra, il Transformist, perché si sfuma benissimo. Ne avevo sentito parlare benissimo ed è così, è veramente così, è stupendo. Allora, hanno due consistenze diverse, infatti vi faccio vedere. Questo qui è più fluido, vedete? Più fluido, ecco qua l'ho mischiato, brava. Mentre quest'altro, lo voglio spostare un attimo, ecco qua. Allora, questo qui invece, se vedete, è più una sorta di mousse, come se fosse proprio una mousse, che poi leggermente si va proprio a miscelare. Una mousse più leggera, no? Quelle mousse compatte, però da me mi dà questa impressione. Questo qui è un classico fondotinta più fluido. Questo qui invece, vedete, legge più compatto se ci fate caso. Infatti questa quantità io la utilizzo per tutto il viso e vedete, è proprio due colorazioni differenti. Questa sembra molto scura, infatti quando mi arrivo disse no, è scurissima, però credetemi che sul viso è perfetta. Infatti se volete io rivederla, perché io lo feci anche un video del look di San Valentino e utilizzai proprio questo fondotinta, quindi il VIP Makeup. Io acquistai questi prodotti, sia questo, il correttore e la matita, con lo sconto del 40% di Lee Corso Beauty, che ci fu una settimana, qualche mese fa, che ci fu lo sconto invece del 30% del 40%, quindi ne approfittai e presi tre prodotti, neanche 30 euro, 27 euro qualcosa spesi. E quindi mi è piaciuto tanto. Questo qui, infatti, se vedete, è più chiaro e tende leggermente al grigiastro. Però devo dire che sul viso, perché contate che la mano si è abbronzata di più rispetto a stando 2-3 giorni a mare, vedete, la mano è più scura rispetto al viso. E quindi questo, si abbinano bene entrambi. Questo qua, diciamo che adesso ci vorrebbe una tonalità un poco più scura, però volendo posso miscelarli insieme. E devo dire che mi piacciono entrambi. Appunto, dissi questo di VIP Makeup, quando mi arrivò, dissi: caspita, è troppo scuro, perché c'è anche il Light 1, sono 6 colorazioni, 8 se non sbaglio. E mi piace tanto questi qui. Lo sconto del 30%, se non sbaglio, è sempre attivo, sia di Lee Corso Beauty sia di altri YouTuber. E questo qui mi piace tanto. Sembra molto più chiaro, tende un po' al grigiastro, però sul viso si adattano bene entrambi, devo essere sincera. Poi alla fine, anche se è un po' più chiaro, comunque ne andiamo leggermente a scurire con la terra e quindi non c'è neanche tutto questo problema. Di questo qui sicuramente adesso sarà praticamente perfetto. Questo è un formato da 30 ml, non sono entrambi eco bio, ovviamente con un pauso, se non sbaglio, di 12 mesi. Qua dice vegan, cruelty free, mi piace allergen green, free, quale free, no free, niente, allergen free. Ecco qua, questo dice un fondotinta liftante a lunga durata e devo dire che è vero. Questo qui l'ho utilizzato anche in palestra e mi è piaciuto, strapiaciuto. Questo qui è il numero 2, ma penso che va bene anche tranquillamente il numero 3 in estate, in inverno va più che bene. E quando invece, infatti, ci saranno delle altre offerte che l'ho preso sul sito di Astra, 6 euro e qualcosina. Prenderò anche la colorazione 03 perché mi è piaciuto molto. L'unica cosa che non mi piace tantissimo
questo applicatore. Però alla fine lo utilizzo solo io, quindi comunque sulla pelle pulita non è quello il problema. Questo qui infatti mi piace tantissimo perché proprio quando lo applicate una sorta di mousse, e solo questo pump, vi assicuro che almeno per la mia esigenza va benissimo, non ne serve tantissimo. Con la spugnetta ho notato che più di un pump dovete fare ovviamente, però adesso sto utilizzando la spugnetta asciutta perché vedendo un video di Craves Girl diceva che lei avendo una pelle grassa, io avendo misto grassa, ho dovuto utilizzare la spugnetta asciutta e mi sto trovando, parlando appunto di spugnette, mi sto trovando stra benissimo con le spugnette di Emax Design, che ve l'ho fatto vedere anche in un video recente, anche in un video di AliExpress e Amazon, gli acquisti, e mi stanno piacendo tanto, anche già da asciutte è molto molto morbida. E mi stanno piacendo tantissimo, infatti anche per andare in palestra lo utilizzo, non questi qui, però quello di Puro Bio, perché mi piace e non mi piace quel fondotinta, quindi per sfruttarlo lo utilizzo in palestra. E niente ragazze, questo è tutto, io spero che vi sia piaciuto questo video, almeno per stare in compagnia. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!